ragazzi, io sono Ferenichi. Io sono Steph e questo oggi torniamo con gli acquisti a caso su Amazon. Se vi ricordate l'abbiamo già fatto una volta, aveva comprato ferri da bendata, 5 oggetti totalmente a caso, già era andata malissimo con oggetti totalmente inutili. E detto che vi è piaciuto tantissimo, ho deciso di rifarlo. Quest'oggi dovrò farlo io, quindi io sarò bendato e dovrò fare gli acquisti, ma voglio fare una domanda. Perché quando tocca a me devo indossare questa cosa? Perché l'ho appena comprato, Steph. Prima utilizzavamo un full hard che non riuscivi a mettere. Era molto meglio. E ho comprato una mascherina. Era molto meglio. E non ce n'era un'altra, Steph. Era l'unica disponibile a rompere le scatole. Ringrazio che te l'ho presa grigia e non rosa, va bene? Anche perché non c'era rosa. L'unica cosa positiva è che almeno non ti vedo. Però è bella, è morbidosa, non ti piace. Guarda, Steph, guarda. È bellissima. Sei pronto, Steph? Sì, sei felice? Ma no, levati felice gli occhiali. No, perché non sarà divertente. Levati gli occhiali e levati il cappellino, Steph, scusami. È tutto. Eh certo, come fai a metterti? Poi al massimo te lo rimetti. Che noiosa. Oh, beh, mi vanno i peli negli occhi. Steph, mamma mia, non è capace a far nulla. Ci sei? Ti devi rimettere il cappellino, ti aiuto a rimetterti il cappellino. No, ce la faccio. Ok, Steph, sei abbastanza imbarazzante, quindi direi però che cioè, mi stringe tantissimo, è una tortura sta roba. Perché è nuova, e quindi è ovvio che è stretta, altrimenti ti cadrebbe. E fa male. Ok, ci sono. Allora, Steph, inizia a mettere la mano sul mouse, io ti porto più o meno al Aspetta, scusa, ho cliccato un tasto, Steph, sono successe cose bruttissime. Steph da bendato è comunque meglio di fare che vede. Cioè. Allora, metti la mano così sei al centro, quindi muoviti un pochettino e vediamo allora se riusciamo. No, sei sul bianco, Steph, arrivai a caso? Secondo me però qua ci sei, secondo voi è in linea? Perché c'è la categoria, tu sei nello spazietto a fianco, quindi direi che vale. Va bene, dai. Proviamo, clicca. Vediamo un pochettino. Oh, cavolo. Ok, scendi un po', Steph. Ok. Scendi. Scendi ancora, è perché è tutto diviso in categorie strane. Oh cavolo, qui ci siamo un pochettino. Allora, io direi che più o meno ci sei. Puoi iniziare un pochettino, Steph, a gironzolare. Sono cose molto strane. Vai leggermente più su. Quello è un oggetto. Può essere anche abbastanza utile. Sono entrato? Sì, io la metto al carrello. Non so cosa sia. Costa molto? No, Steph. Ok. No, c'erano altre cose che costavano un botto di soldi. Per fortuna tu sei andato. La mia mano è spilosa. No, che poi sinceramente quella cosa che abbiamo appena preso tanti consumi l'hanno vista. Non c'entra niente con la categoria in cui eravamo. Quindi non ho capito il nesso. Sinceramente davvero mi sfugge. Però almeno non costa tanto. Ok, Steph, vai. Sei di nuovo al centro delle categorie. Secondo oggetto. Steph sta andando benissimo. Li becca subito. No, Steph, sei totalmente nel bianco. No, sei al centro da una categoria all'altra. Di nuovo bianco. Dov'è la freccetta? Dove finisce? Non lo so, se no sei Steph, tu. Steph, rimuovila, l'hai fatto uscire fuori dal visibile. No, bianco. Ma che faccio? Sei sempre vicino. Vai a caso. Voglio che capiti su una categoria. No, Steph, bianco. Steph, sei fuori dallo schermo. Bianco. Ok, qua ci siamo. Dai, ha puntato chiaramente questa. Clicca. Ti ho giusto raddrizzato. Ok. Ok, un pochettino giù. Ok, allora Steph, sì. Ci sono un sacco di cose. Ok. Vai un pochettino su e giù e vediamo dove punti il mouse. Vai totalmente a casa. Steph, sei fuori dallo schermo però. Clic. Allora, qui Steph c'è anche il colore. Ok, mi dica il colore. C'è il blu, il rosa e il giallo. Lo voglio il rosa. Tanto Steph, anche blu e giallo non avresti risolto niente. La roba è bellissima. Aggiungi al carrello. Ok. Ok. Sinistra pochissimo. Vai, clicca. Vediamo sta roba. Ok, vai giù. Anzi, sfoglia. Oh, che cavolo, Steph. No, Steph. Non puoi non cliccare mai più lì. Cosa hai cliccato? No, per fortuna non l'hai preso. Sei pazzo. Ok, vai, scegliti qualcosa qui. Ti odio. Vai su, giù, dove vuoi. Ah. Se va un po' più su, siamo su qualcosa. Vai leggermente più su e clicca. Leggermente più giù, sei andato troppo in alto. Ok, questo va benissimo. È bello? Sì, Steph, guarda, guardate i consolini. Steph sicuramente lo utilizzerà tutta la sua vita. Tutti i giorni. Aggiungi al carrello. Perfetto. Quanti oggetti siamo? 3 oggetti, Steph. Se esci fuori dalla categoria, Steph ti do un pugno in faccia. Ora? Vai. Non so cosa sia questa categoria, ti dico la verità. Cosa c'è? Vai giù. Ma, ok. Allora, qualcosina c'è, Steph. Siamo più o meno... Questa? Scendi leggermente giù.
Sì, vai. Perfetto. Sì, bellissimo. Guarda, Lo vuoi nel Steph. comodino? No, tu lo vorrai nel comodino. Ferre, ok, va bene, te lo regalo. Metti l'opzione regalo, Ferre, il tuo regalo di compleanno. È già passato il mio compleanno. Volevo dire Natale. Allora, scegli un'altra a caso. L'ultima categoria, Steph, quindi per favore Mi hai messo impegnati. in una colonna? No, Mettimi in una perché colonna. non posso sceglierle io. Tieni. Non lo Vai in trovo! giro. Guarda, l'ho trovato! No, Vedi, ora? perché non devi fare così, devi fare Oh, movimenti. piccola Katie! Steph, Mettimi in una impegnati. colonna e ti spacco la faccia. No, non ti Ti sto metto. guardando negli Perché ogni occhi. volta stai scegliendo cose Maledetta! strane, vai. Oh, mi date il mazzo. Allora, sei più o meno al centro, usa la rotellina, vattene in giro e non riprendere gli audiolibri, Steph, ti scusi. Ora? No, non possiamo andare in cibo perché non te lo spediscono. Clicca, vai leggermente più su. Vai, clicca. No, un po' più giù, Steph, se non quello, sì? Ok, ti prego, fai che non costino 250 anni. Vabbè, vai su e giù e scegliti qualcosa. Ok, vai. Prova. Sì, prego. Va Allora, bene? ci sono. Ah! Poi sicuramente sarà molto utile questa. Vabbè. Abbiamo fatto, Steph. Finito? Sì. Fare con te è stata un'agonia. No, allora, io ci tengo a dire che è stata con te un'agonia. Io almeno cercavo di collaborare e cercare di entrare nelle categorie. Tu hai fatto tutto svogliato, ti muovevi tutto così e faceva tutto schifo. E infatti hanno fatto schifo anche i tuoi ordini, Steph. Oh, Hanno belli fatto tuoi, molto che hai schifo. comprato un cavolo. Non vedo più nulla. Hai Vedrai cosa hai comprato tu, Steph. comprato un cavolo di tubo di metallo, un albero genealogico. Tu belli acquisti avevi fatto. Non sto guardando perché in effetti magari c'è nello schermo. In No, ogni caso, aspetta, voglio vedere il totale. 90 euro. Speso, Steph. ci vediamo al pack opening che sarà tipo tra 5-6 giorni, ma per noi sarà, cioè per voi saranno 2 secondi, ma Sei per noi. tutto spettinato. Ciao, a dopo. A dopo. È sempre strano partire su un video che è già iniziato da un sacco di tempo, ma per noi in questo momento è l'inizio del video. È una roba stranissima, questo format è sempre particolare. Abbiamo la scatola con tutte le cose che io ho ordinato da Bendato, non ho idea di che cosa ci sia, e devo dire, non sono neanche curioso. Ma Lo so che è una roba davvero? stranissima, ogni essere Questo è umano lo vero. sarebbe. Steph non è una persona curiosa, però compenso io, perché io sono curiosa per 40, quindi diremo che Sì. va bene così. Quindi, boh, non sono molto Vabbè, curioso, Steph, però vediamo cosa ho aspettati preso. cose strane. Allora, Ok. partiamo subito dalla prima, Ok, ok? va Abbiamo bene. tutto qua. Io la prima cosa che ti voglio far vedere è questa. Allora. Non ho ben capito neanche io cosa sia. Penso sia. Vabbè, aprilo e poi te lo È dico. tipo un Penso. invito per bambini per un compleanno, No, qualcosa Steph, del no, Steph. genere. Comunque è molto bellino come l'hanno impacchettato. Questa è la cosa carina. Allora, ma dai, spero che questa sia la cosa che ho Sì, è comprato. quella la cosa che hai comprato. Il bigliettino, sinceramente, Steph, non ho la più pallida idea di che cosa sia. Però mi sembra che di capire che sia un portaciuccio, tipo. Volevo semplicemente dirvi grazie per aver scelto un prodotto, bla bla bla. Sì, vedi, un bigliettino classico del Ok. negozio. E quindi che cos'è? Sì, vero? Eh sì. Non lo so. Questo praticamente tu qua, ho capito, ci metti il ciuccio, ok, qui dentro, il ciuccio del bambino, Ok. e questo glielo attacchi addosso in modo tale che quando gli Ah. cade non lo perde, quindi sei un portaciuccio alla fine. Va Tu l'hai bene. scelto rosa, ricordati che il colore l'avevi scelto tu, c'era anche celeste e Beh, tanto era giallo. inutile a priori. Consolini, qualcuno lo vuole, ve lo regaliamo. Poi. Allora, passiamo Bello sto all'altra primo cosa. Mo oggetto, c'è una cosa che è gigante, Steph, utilissima. però voglio darti prima di tutto Allora, questo. ricordiamo che io ho speso 90 euro in Sì, totale. una novantina di euro. Vabbè, questi sono adesivi, tipo. Di Natale. Beh, almeno. Non mi ricordo la categoria in cui li avevi presi, ma tipo non c'entrava nulla. Forse era la categoria fai da te e sei capitato in questi adesivi, sono stelline di Natale, penso da appendere tipo nelle finestre. Almeno è a te, ma Steph, e vabbè. È un po' complicato da aprire, Quanta però carta c'è? praticamente sono queste. Beh, dai. Sono anche carine, ti Ma sono dirò. tutte uguali le pagine? Eh sì, erano tipo 100, Steph, hai scelto 100 adesivi, stelline di Natale. Vabbè. Allora, passiamo al Possono quasi prossimo. essere quasi essere Ti do utili. l'oggetto enorme, Steph. Tieni. Hai capito che cos'è? Un È portaviti. una cassetta di quelle cassette porta
appunto viti, utensili per lavorare, per il fai Ah, da non te. vedevo l'ora di comprarmelo, consolini. Non è Secondo me proprio. sta fottilissimo, no? Per quando avrai dei chiodi che non sai dove Poi mettere. io proprio uomo di casa con il cacciavite sempre in mano, sapete, cioè, non vorrei vantarmi, ma sono sempre tutto il tempo lì a togliere viti, quindi Andiamo al prossimo non è proprio step, che utile. comunque devo dire che ti piaceva molto la categoria del fai da te. Io non so perché tu finivi sempre nella sezione casa e fai da te, quindi. Cosa ho preso? Un trappano? No, Cos'è? è una pistola per la colla, Aia! scusa. È una pistola per la colla. Quindi. È ancora più inutile. Oh, a dire la verità, a me serviva pure. Quindi sono anche contenta Non che ci voglio sei neanche capitato. chiederti il Eh no, motivo. perché io faccio modellismo in miniatura e quindi poi per incollare bene le cose la pistola ho visto su internet che fanno tutte cose bellissime. Però non lo so, questa costava un botto, Steph, costava tipo 35 euro solo questa. Quindi immagino che sia una pistola super No, non mi professional. stupisce, cioè è normale che queste cose costino un po'. Vabbè, ho fatto degli acquisti da uomo di casa, cosa che non avrei mai Passiamo fatto all'ultimo oggetto. normalmente. Questo è Allora, arrivato così, io non l'ho aperto, io non quindi. voglio battute sulla cosa del ciuccio, non avremo mai bambini, arrendetevi e proprio non pensateci, perché sennò poi tutti i commenti sono per il Cosa vostro c'entra? futuro. No, no, Guarda, verrà buttato subito esatto, lo dopo. buttiamo nella spazzatura. Allora, Questo penso sia handmade, Steph. Infatti è arrivato tutto impacchettato, non lo so. Sinceramente ho ok. difficoltà a ricordarmi tutte le sezioni in cui siamo arrivati poi a questi oggetti, perché è passato un bel po' di tempo da quando avevo registrato quel video. Questo sembra interessante, ve lo Non lo è, dico. Steph, non lo è. Allora. Ah, io all'inizio, quando l'hai selezionato, ero convinta fosse un portafogli. Poi dopo, nella descrizione, ho realizzato che cosa realmente è. Stefano non ci arriverà mai, perché neanch'io sapevo esistesse questo tipo di oggetto, sinceramente. Ci arrivi? Allora, abbiamo una roba del genere. Questo potrebbe essere. Vediamo se c'è Dici. scritto. No, non c'è scritto. Io ti giuro, non pensavo esistesse sta roba, Steph, ti dico la verità. Te lo dico? Vai. È un portatabacco. Anche questo utilissimo per Steph, è un portatabacco. Oh, c'è da dire che se ti serve ed è utile, mi sembra anche fatto molto bene, cioè mi sembra bella qualità, cos'è? Fatto in pelle, sì, è pure pelle vera, quindi fatto in Italia. Allora, ho Ci preso un sta. portaciuccio per un bambino che non avremo mai, due cose da uomo di casa quando non monto neanche le lampadine, e dopodiché un portatabacco quando non ho mai fumato. Beh, raga, è andata eccellente, e ho speso 90 euro. Quindi, eccellente. Peccato neanche una cosa che ti serve, guarda, Neanche per bellissimo. Sì, sbaglio. Però tu assolutamente. potevi darmi una mano. Steph, ci ho provato. Guarda, adesso quando poi vai ad editare tutto e rivedrai come sei stato insopportabile, perché lo sei stato davvero. Vedrai, Bah. Steph, era difficilissimo Io ogni volta editarti. do la E poi colpa a chi dà i comandi. comunque, sinceramente mi sono divertita molto a farti acquistare queste cose perché non vedevo la tua Io espressione. mi fidavo di te, È ma tu a stato. dare i comandi sei una persona orribile, lo sanno tutti che sei Tu scarsa. ad acquistare da bendato sei Ma orribile. perché io mi fidavo di te e invece tu E non tu sei. continuavi a finire nel fai da te, Steph. Evidentemente vuoi qualcosa, vuoi iniziare a fare No. lavori, a trappanare i muri. Cioè, c'è qualcosa nel tuo cuore, Steph, di Non irrisolto. sei divertente. In ogni caso, ci fermiamo così. Speriamo che vi siano piaciuti questi fantastici oggetti super mega interessanti e indispensabili nella vita di chiunque. Qua sotto, come sempre, compaiono altri video. Iscrivetevi al canale, campanellina e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao!